lago La Manica è posto sul sentiero che sale verso la cima della cristalliera. Grazie ad alcuni studi si è potuto accertare attorno all'attuale lago e a quello dell'Aus la presenza in epoca preistorica di una vegetazione arborea costituita da pini e larici. Con ulteriori analisi è stato possibile accertare una frequentazione umana da almeno 3.000 anni. L'ambiente circostante, le rocce, i macereti, ricordano i fenomeni di modellazione che hanno forgiato il paesaggio alpino. Non è difficile immaginarsi periodi più freddi, quando l'azione dei ghiacciai plasmava i versanti. Grandi quantità di materiali seguivano il percorso verso valle, imposto dalla gravità, dal peso e dalla forza del ghiaccio. Con l'innalzarsi delle temperature, i ghiacciai si sono ritirati, lasciando delle depressioni e dei depositi morenici che hanno dato origine ai laghi. Oggi gli escursionisti, oltre ad osservare i risultati di questi fenomeni, grazie alle reintroduzioni avvenute tra il 1995 e il 2001, possono imbattersi negli stambecchi che frequentano la zona. In primavera, il tappeto erboso si colora di mille colori e la vita ritorna a fiorire. Nell'acqua gli abitanti manifestano la loro vitalità alternando pause a rapidi movimenti. Un'antica credenza racconta: se si gettano dei sassi nell'acqua, ben presto arriveranno le nuvole e si scateneranno tuoni e lampi. Il luogo è davvero straordinario e forse era meglio non provare la veridicità della leggenda. Qualche presenza fatata sembra voglia proteggere il lago e celarlo alla vista, richiamando a sé la nebbia. La magia sembra aumentare, ma indugiare può essere pericoloso. Il rapido sopraggiungere della nebbia può far smarrire la strada del ritorno. Occorre riprendere il sentiero e scendere, certi di aver potuto ammirare un paesaggio davvero eccezionale. Si scende consapevoli che la prossima volta che si incontrerà un lago sarà meglio non gettare alcunché nell'acqua. La prudenza non è mai troppa.